Ciao Pino. Ciao Paride. Allora, questa sera ci troviamo in Piazza Eraclea. E come mai? Cosa ci fai vedere? Di che cosa ci parli? Siamo in compagnia di Pino ad Alessandro, lo diciamo per chi magari... Ho deciso di portare qui a Policoro per la prima volta. Porto a curo una mostra insieme a mio figlio qui a Policoro. Portare tre artisti internazionali dalla scena internazionale, tra cui Gatto, Squicciarini e Faccinca. Come si chiama questa mostra? La seduzione del colore, tre artisti a confronto. Sono tre artisti che hanno fatto del colore una gioia, perché loro sono venuti da forti sofferenze. Quindi ti accompagno a vedere questa mostra, così. Quindi ci accompagni dentro? Sì. Ti faccio vedere un po', ti espongo un po'. Andiamo. Allora, come puoi ben vedere, sono dei quadri molto colorati, quindi ci stavi raccontando che sono il colore è il filo conduttore, di tutte e tre degli artisti. Iniziamo con Antonio Squicciarini. Come puoi ben vedere, lui è un artista che è molto chagalliano, viene dalla scuola di Chagall, praticamente è stato l'unico allievo italiano di Marc Chagall, ma come puoi notare benissimo c'è anche molto di Federico Fellini, perché lui ha lavorato con Federico Fellini, anzi fu Federico Fellini a segnalarlo a Marc Chagall, che lo andò a trovare a Nizza e lo volle come allievo. Lui fu notato perché esponeva, è anche definito il pittore dell'amore, il pittore della notte, perché lui durante la movida disegnava per trans, prostitute, era un pittore che per sbarcare il lunario ha fatto anche questo. Dopo aver trascorso la sua infanzia in collegio, in un durissimo collegio per 8 anni, scopre che è dotato di un talento naturale e a 13 anni, a soli 13 anni, espone in esclusiva al Circolo Barion di Bari. Adesso è il pittore più amato del Medio Oriente, praticamente il pittore più amato dell'Asia. Come mai? Perché che cos'è che... c'è una caratteristica, un qualcosa che... E come vedi che lui... cattura l'attenzione del... Ma come vedi? Qui c'è un pesciolino che suona un violino e un folletto che suona un flauto, mentre ci sono due sposi, due fidanzati con tre fiori e tutto un paesaggio sotto. Quindi è Fellini ed è Marc Chagall quando con la moglie si ritrae con quei quadri splendidi, quelle spose comete incredibili. Mentre puoi notare benissimo anche qui, per esempio, i musici fanno parte molto dello stile di Fellini, che l'ha molto influenzato. E vedi questi amanti di questi pagliacci, quasi dei pagliacci di circo, che però suonano. Oppure ci sono degli uomini volanti, però degli uomini volanti sempre con un certo romanticismo, sempre con due, tre lune, vedi? Ogni quadro ha questa caratteristica pure, due, tre lune che lo portano a far vedere. Adesso ti faccio vedere una cosa bellissima. Questo è un folletto, vedi? Si vede benissimo anche senza l'altra metà della faccia. Adesso si vede benissimo senza anche l'altra metà della faccia. Praticamente è un gioco della seduzione. È come se avesse tre volti, perché... Uno chiuso, uno aperto, e facciamo tre volti, sì. Oppure, anche qui vedi c'è... quanta poesia c'è in questo quadro, un uomo davanti al mare che dice in cerca di te, praticamente da questa valigia escono delle stelle, questo mare brillante, e lui con le mani alzate che va incontro a questa fantomatica anima gemella. E anche qui è presente la luna, il sole. La luna, sì, come hai potuto ben vedere. Di Alfredo Gatto potrei dire tutto, perché lui è un artista della spada. Ti voglio mostrare solo... Cosa ci fai vedere di Alfredo? Ti faccio vedere un piccolo quadro
una matera innevata, vedi? Guarda quanta spatola, quanto amore che ci mette, tocca, vedi? Tutto colore, Santa Maria de Idris, raffigurata con questo cielo pumbleo, praticamente questo cielo invernale. E Alfredo Gatti interpreta molto bene, perché lui è veramente un acrobata del colore. Ci sono dei dettagli precisissimi. Sì, però lui lavora molto con la spada. Qui hai visto un primo esempio. Te ne faccio vedere un altro. E poi mi ha dedicato personalmente tutta una serie di scorci di paesi lucani. Guarda questo quanto è bello. Può essere un qualsiasi paese della provincia di Potenza o un qualsiasi paese della provincia di Matera, vedi? Tutte le spatolate che si vede, che l'uso sapiente del colore è bravissimo. Anche questo è dedicato agli scorci lucani. Lui ama poi mettere questi fiori, questa natura un po' particolare. Idem per questa striscia qui. Dove fa dei nostri piccoli paesi, però in versione molto colorata. E poi... Però poi si diverte perché ogni tanto disegna un po' di angosce metropolitane, come quella piccola New York, oppure quella Metropolis, che dà proprio il senso, è come se fosse una fotografia, vedi, è proprio la città con i suoi abitanti, con la sua... col suo essere anche tetro ogni tanto, però come vedi c'è sempre un colore, oppure questo piccolo scorcio di Matera o quella New York, che comunque danno bene il senso del colorista che è lui. In effetti ti invito a vedere anche questi qua, perché poi ogni tanto lui diventa ironico, perché essendo un campano doc si diverte a prendere in giro qualche personaggio. Sì. In questo caso è la legge è U. Perché è U? Perché non è uguale per tutti, e lui lo vede così, praticamente degli uomini senza faccia, degli uomini, diciamo, anche forse. Quindi la legge è U. È U. Non ha detto che la legge è uguale per tutto. Lui ha troncato una parola importante. Ha troncato proprio praticamente quello che è la legge. Evidentemente avrà avuto qualche passaggio con la legge che non gli è molto congeniale, ma noi siamo d'accordo con lui, perché Alfredo Gatto merita questo ed altro. È un amico, è una persona che è una persona del popolo, è nato in una famiglia di artisti e vive di arte, soprattutto vive di arte, che oggi è una cosa tanto difficile da fare. Qui abbiamo un artista invece che è passato da un periodo di grandi sofferenze morali, perché la mamma lo voleva prete a tutti i costi, l'avrà raccomandato forse a più di 50 parrochi per farlo entrare in seminario, ma lui scopre un giorno la bottega di un pittore che lo accoglie con sé e lo inizia l'arte del colore. Però il suo stato d'animo è così... Non voleva diventare prete. Sì, cioè. Lui è della provincia di Brescia, di Monzambano, anzi è nato a Desenzano del Garda, però un giorno fugge da questa realtà del nord e si rifugia di Schitello nel Gargano, dove vede che i vecchietti davanti al bar bevono vino a 250 lire. Praticamente sta lì 4 giorni buttato davanti a questo bar e scopre l'affascinante mondo del sud, è un mondo che lo affascina, un mondo ancora, diciamo, semi-arcaico, con tutti i suoi riti, con tutti i suoi le sue gioie collettive, i suoi dolori. Si appassiona alle nostre tradizioni e fa del sud la sua patria adottiva. Cosa ci fai vedere di lui? Allora? Nei suoi paesaggi, vedi, c'è una splendida Matera con la parte del Duomo, con dei fiori, con il solito, con i cactus, c'è l'ora dell'Ave Maria. Ecco, qui riprendiamo ancora questa famosa religiosità che lui non è che ripudia, ma non abbraccia, perché ha quel senso di ribellione che lo porta
a non volersi farsi prete, ma bensì a seguire quello che lui ha dentro, ovvero il colore. Allora, vediamo tanto colore, tanti fiori ripresi. E lui ama molto Positano, questo è ripreso da una stanza del suo albergo. Quella è un'altra Positano, lo possiamo andare dalla famosa cupola verde. E ama tanto il mare, tanto da raffigurarlo in tutte le sue composizioni. Cosa ci fai vedere più? Allora, adesso vi mostro sempre un inedito Alfredo Gatto, che con i suoi splendidi paesaggi lucani, in effetti, scorcio di Lucania, luce e colori a Matera. Riprende ancora le angosce metropolitane, vedi? Questa splendida periferia, che lui però riprende in un attimo e gli dà colore. Allora, Pino, per chiudere invitiamo gli utenti magari a... Ma io vorrei lanciare anche un... Facciamo un invito. Ma vorrei lanciare un invito a visitare questa mostra e ne potremmo organizzare anche tanti, perché mi pregio di essere amico di molti pittori importanti che possono fare grande policoro, insomma, e con noi, diciamo, godere della bellezza. Della bellezza, ecco, perché io faccio una cosa che mi dà gioia interiore a me e quindi darà gioia sicuramente anche agli altri.